registro, lui si ricorda, mi ricorda che praticamente c'è attiva ancora la registrazione e quindi vuole che io decida. Vedi, così scompare automaticamente. Se invece metto la puntina, rimane fissa. Però ahimè rimane fissa anche quando la registrazione è in pausa, ed è una cosa un po' strana questa. Io riprendo la registrazione, ecco così, va via, va bene. Ecco, no. Ecco, se registra funziona correttamente. Registriamolo. Allora, siamo quindi al punto 2. La possibile domanda d'esame è semplicemente questa. Quali sono buoni esempi di attribuzione di un titolo alle diapositive? La risposta è scritta già qui, quella di utilizzare un titolo diverso per ciascuna diapositiva per distinguerla nella vista struttura o durante la navigazione in vista presentazione. È giusto che ogni diapositiva abbia un suo nome, non possiamo chiamarle tutte o lasciare il numero 1, 2, 3 oppure chiamarle tutte, non so io, album. Ecco, metto in pausa, o se no vediamo se a questo punto magari può essere interessante registrarlo, applicare un layout predefinito diverso per una diapositiva. Ecco, questo è molto importante, lo andiamo a vedere. Ecco, come si fa a cambiare layout? Intanto passiamo alla visualizzazione normale, quindi visualizza normale. Per cambiare layout di una diapositiva, ecco, in questo caso la barra questa non dà noia, scompare davvero automaticamente perché la puntina non è premuta, diciamo, non è fissata, così rimane fissata, così. Invece scompare, non scompare quando è in pausa. Vabbè. Allora andiamo su layout. Layout lo troviamo qui. Quindi, una volta inserita una diapositiva, si può sempre cambiare layout da questa icona con elenca discesa, da questo comando. Ecco, i possibili, ecco, layout sono qui elencati. C'è anche scritto il nome sotto. Quindi, qualora l'esame chiedessero passa al layout solo titolo, basta fare clic qui. Ecco, in questo caso si passa al layout solo titolo. Se invece chiedessero passa al layout, per esempio, due contenuti, ecco, ce l'ho qui, due contenuti, faccio clic e c'ho il layout due contenuti. Ecco, ora qui si vede un pasticcio perché dietro c'è la finestra che stiamo registrando. È possibile scegliere il tipo di layout anche inserendo, cioè, da quando una diapositiva nasce. Quindi se io ho bisogno di una nuova diapositiva con il layout due contenuti, semplicemente mi porto qui, apro questo elenco, e scelgo due contenuti, così avrò una nuova diapositiva con questo layout. Qui c'è più senso. Prima c'era poco senso mettere qualcosa su una finestra che è quella della registrazione che stiamo facendo, insomma, era un po' un pasticcio. Bene, quindi si può inserire una diapositiva e allo stesso momento, nel contempo, scegliere layout oppure semplicemente cambiare il layout di una diapositiva esistente andando sul layout. Ecco, queste sono cose che all'esame possono chiedere senza meno. Per esempio, quello che avevo messo prima, solo titolo, che intanto non si vedeva molto bene qui. Solo titolo significa mettere soltanto il segnaposto. Questi si chiamano segnaposto. Segnaposto che hanno delle maniglie. Questi cerchietti sono maniglie che servono per ridimensionare il segnaposto. E questa maniglia in alto serve per ruotarlo. Poi vedremo come ruotare un oggetto. Si può ruotare in questo modo, ma anche in altri modi che dovremo imparare ai fini dell'esame. Vado al punto successivo, continuo a registrare, poi interromperò la registrazione, vedremo delle cose che non possono essere registrate, che tornano comunque molto utili per l'esame, anzi sono le cose più importanti al fine del superamento dell'esame. Vado avanti, applicare un colore di sfondo. Ah no, prima c'è questo. Applicare un modello di struttura o tema. Ecco, qui spesso si sbaglia. Ecco, come si fa a cambiare struttura o tema? Ecco, qui per esempio il tema non esiste, non c'è nessun tema, vedo delle diapositive bianche. Se io dalla scheda home passo alla scheda progettazione, ho da poter scegliere tra questi temi che appaiono qui sulla prima riga, oppure aprire l'elenco dove ci sono altre righe. Ecco, e io posso scegliere un tema diverso, più accattivante, più carino, insomma, ecco, dove la combinazione dei colori è quella giusta. Se faccio da me, posso pure farlo, però devo stare attento ad accostare i colori. Ecco, questo può essere un tema. Ecco, facendo clic sul tema, l'abbiamo applicato a tutte le diapositive. Molto spesso la domanda d'esame non è quella di applicare lo stesso tema a tutte le diapositive, ma è quello di cambiare il tema alla diapositiva corrente, in questo caso la seconda. Allora, fare clic significa cambiarla a tutte e quindi poi ci ritroviamo
anzi adesso non l'ha manco fatto cambiarla tutta, è stato fin troppo intelligente, l'ha fatto soltanto a questa. Però solitamente fare click significa cambiare il tema di tutta la presentazione, come è successo prima, tra l'altro. Ora, cosa accade? Per essere certi che io vada a cambiare il tema solo ed esclusivamente alla diapositiva selezionata come vogliono all'esame, non faccio clic su una qualsiasi di queste perché mi lasciano libero di scegliere una qualsiasi col sinistro, ma la faccio col destro. Col tasto destro ho la possibilità di scegliere applica a tutte le diapositive, applica solo alle diapositive selezionate. Ecco. Quindi poi scelgo il comando giusto e così non mi sbaglio. Bene, questo è importante, ricordalo perché sennò questa è una di quelle domande che sbagliano tutti. Tutti puntano col tasto sinistro, invece no, bisogna farlo col tasto destro. Continuiamo col syllabus, me la leggi tu cortesemente così, perché sennò rimango senza voce alla fine. La domanda successiva è quella relativa al punto 3. Puoi leggerla cortesemente? Miriam? Ci sei Miriam? Ah, sì. Ok, se mi leggi il punto 3, 2.2.3. Un colore di sfondo. Come facciamo ad applicare un colore di sfondo a una diapositiva o a tutte le diapositive? Allora, torniamo indietro dove non c'è tema. Ecco, facciamo conto che io un colore di sfondo lo voglio applicare qui. Come faccio? Posso stare nella scheda home oppure in altre schede. Per cambiare lo sfondo, mi porto su progettazione e poi. Ecco, formato sfondo. Vado qui su formato sfondo, si apre questo frame a destra dove posso scegliere uno sfondo che può essere a tinta unita e scegliere soltanto il colore. Quindi se scegliessi io giallo. Ecco, mi trovo lo sfondo giallo. Se questo giallo è troppo acceso, posso andare su altri colori, scegliere un giallo magari più sfumato, meno acceso, diciamo quantomeno. Ecco, e poi fare clic su OK. Questo è quello corrente, questo è quello nuovo che lui mi fa vedere. Posso scegliere anche una sorta di trasparenza, insomma, ecco, modificare un po' meglio. Oppure andare addirittura su personalizzati e andarmi a scegliere, ecco, la giusta. Diciamo, ecco, lo vedo qui, vedi più scuro o più chiaro. Ecco, la giusta tonalità da questo cursore. Bene, faccio clic su OK, ho ottenuto uno sfondo un po' meno brillante. Lo sfondo può essere così a tinta unita, ma può essere anche un riempimento sfumato. Ecco, senza andare troppo per il sottile, ora qui ce ne abbiamo addirittura diverse di leve. Ecco, ognuna di queste leve, ce ne sono due, quindi posso avere due punti di sfumatura. In questo caso sono dello stesso colore, ma io posso cambiarlo. Per esempio, per il primo colore, ecco, se uno è della Roma, facciamo così: no, se è della Roma o della Lazio, ma nessuno delle due. Adesso vedi, vabbè, manco io. Facciamo rosso 1 e giallo nato. Adesso così mi è venuto in mente la Roma, non mi frega niente. Allora, giallo rosso, ecco, quindi praticamente è così: io posso modificare la sfumatura del giallo. È la sfumatura del rosso, quindi ce l'ho con due sfumature. Se dici, ma io lo voglio soltanto una, bene, la elimino. Scelgo una delle due, la elimino con la X, che vedo qui, lascio solo tutto il rosso con, insomma, la possibilità di sfumare. Tutto il rosso, ma veramente ce n'è un'altra forse. Ecco, c'è pure qui l'azzurro, ecco, per la Lazio. Ecco, facciamo. Allora, quindi posso eliminarne, lasciando soltanto uno, praticamente. Eliminiamo, per esempio, questo rosso, adesso lasciamo soltanto l'azzurro, a beneficio di... Ok, e quindi magari posso lasciare un solo cursore, così posso avere la sfumatura dell'azzurro di un solo colore, quindi non è a tinta unita, ma è sfumato. Bene, quindi questo è qualcosa che posso fare tranquillamente usando questi cursori. Ora, di la verità, l'esame non stanno a chiedere, ecco, si possono aggiungere quanti ne voglio e ne posso eliminare fino a lasciarne soltanto due, insomma, ecco, due ci devono essere per forza con un solo colore che cambia. Se il colore fosse quello verde, pensiamo quest'altro, insomma, ecco, si può cambiare il colore in questo modo. Bene, allora, questo è quanto riguarda la sfumatura. Si può anche mettere un'immagine, a volte chiedono di mettere un'immagine come sfondo, allora si va su riempimento a immagine. Di queste immagini si possono scegliere da file, può essere un'immagine qualsiasi, si può scegliere online, oppure si può scegliere una trama. Per esempio, una trama, potrei scegliere questo con pesciolino, ecco, c'ho una trama così. Bene, questo è quello che si può fare tranquillamente come riempimento. Allora, riempimento lo troviamo sul formato sfondo dalla scheda progettazione. All'esame puoi anche cambiare scheda se non te la ricordi, però ricordi di progettazione, abbiamo la possibilità di cambiare sfondo.
Poi c'è anche questo, dimensione diapositiva, che spesso lo chiedono, ma lo vediamo tra poco. Andiamo al punto successivo. Me lo leggi tu, il punto 4. Questo è quello che abbiamo fatto poc'anzi, quindi l'abbiamo anticipato, abbiamo visto che si può inserire una diapositiva e scegliere nel contesto il layout. Leggimi cortesemente il punto 5. Ecco, questo è importante, lo fanno fare sempre. Cioè, potrebbe essere, come detto prima, spostare. Io la prima diapositiva la posso semplicemente spostare, come abbiamo visto prima, dal layout, praticamente struttura, diapositiva, ma potrei farla anche qui dalla visualizzazione normale, scusa, non dal layout, dalla visualizzazione struttura. Lo faccio dalla visualizzazione normale, semplicemente portando il puntatore qui, tengo premuto, trascino e la sposto. Così come la sposto la posso anche copiare. Se io dovessi copiare per esempio questa diapositiva vuota come quarta pure, tengo premuto, la trascino come quarta, tengo premuto il tasto CTRL, così ho fatto una copia. Quindi ho una copia della prima diapositiva. Ora in questo caso è vuota, ho fatto poca roba, però insomma se era una diapositiva già ricca di tanti contenuti e ne devo creare una molto simile, mi conviene partire da una già bella che è creata per risparmiare tempo. Si può anche usare copia e incolla, io posso selezionare questa, vado sulla scheda home, scelgo copia, poi mi posiziono per esempio in questa posizione tra la terza e la quarta e metto incolla. Ecco, conviene scegliere la posizione esatta posizionandosi tra una diapositiva e l'altra, perché fare clic per esempio sull'ultima diapositiva e poi fare incolla, diciamo di questo, copio che non mi ricordo, dico copio, se vado sull'ultima, normalmente in Excel, in Word, un po' dappertutto, le righe per esempio, le colonne vengono inserite a sinistra o in alto. Qui invece mi pare che fa esattamente al contrario. Se io incollo selezionando questa diapositiva, magari mi aspetterei che me la mette prima, invece mi sa che la mette dopo. Vediamo. Ecco, tra l'altro, vediamo, facciamolo con questa. Copiamo questa diapositiva. Mettiamo che io la voglio prima dell'ultima, mi posiziono qui, faccio incolla. Tra l'altro mi incolla la diapositiva che non è questa. Perché mi incolla la diapositiva che non è questa? Copiamo questa qui. Però io la sto copiando, la diapositiva. Il copio qui non è attivo, seleziono questo, copio, mi posiziono sull'ultima e quindi scelgo incolla. Sì, me l'ha incollata, però questa qui perché non me la incollava? Questa c'ha un layout così. Io se copio questa diapositiva la metto per esempio qui, me la dovrebbe incollare uguale. No, invece me la incolla bianca, non incolla lo sfondo. Vabbè, quindi evidentemente la trama non è prevista, insomma, ecco, non la copia, ci sarà un motivo suo, vabbè, non importa. Ora, per far sì che essere certi che questa è la diapositiva che ci interessa, modifichiamo il layout, mettiamo per esempio solo titolo, qui ci scriviamo qualcosina, ecco, e questa diapositiva la vogliamo copiare per ultima, quindi seleziono la diapositiva, scelgo copia, ecco, vado qui sull'ultima. Ecco, facendo incolla mi aspetto che lui la mette prima di quest'ultima, invece la mette dopo sostanzialmente, eccolo qua, l'ha messa dopo. Quindi questo potrebbe portare all'errore, ecco, quindi, perché è una cosa contraria a quello che succede in Word Excel, anziché incollare prima, lui incolla dopo. Allora per non sbagliare, qualora dicesse, per esempio, prendi la diapositiva numero 2 e incollala in posizione 7, siccome 7 è questa, non faccio clic su 7, perché sennò me la metto come ottava, faccio clic tra 6 e 7. Ho un limite su 6, però per non sbagliarsi, che uno poi può non se lo ricorda, meglio fare clic tra 6 e 7, compare questa linea e poi incolla. Così sono sicuro che va in posizione settima. Bene, andiamo avanti con i punti del syllabus. Mi leggi quello successivo. Ecco, per eliminare uno più diapositive si fa presto a farla, basta selezionarla e premere cance. Quindi volessi eliminare questo, un clic e poi cance, così dalla visualizzazione normale, ma anche dalla visualizzazione praticamente, ciao Simone, la visualizzazione sequenza diapositiva, dove le vedo tutte le diapositive, ecco qui, e posso scegliere le diapositive che voglio eliminare una per una, oppure le seleziono usando il tasto CTRL, per esempio la prima, la quarta, la quinta, una volta selezionate col tasto CTRL, vediamo un po' se le seleziono, no, mi sa che posso con il tasto SHIFT, ma con SHIFT le seleziono per esempio dalla prima alla quarta così, col tasto CTRL per scegliere la prima, per esempio la terza, sì, e la quinta, esatto, ho selezionato queste tre diapositive in ordine sparso, le posso eliminare col tasto CANCE. Ah, la domanda di prima chiedeva anche di copiare una diapositiva, non necessariamente da
una posizione all'altra nella stessa presentazione, ma anche in una presentazione diversa. Se c'è da copiare una presentazione diversa, basta andare sulla home, scegliere copia, poi portarsi su un'altra presentazione. Quindi è importante cambiare presentazione, per esempio dalla barra delle applicazioni, poi scegliere la posizione esatta, per esempio la sesta, e poi incollo. Quindi scheda home, incollo. Ecco, questo passaggio vale per tutti, ecco, sempre che non l'ha incollata perché non copia la trama, però ha incollato la diapositiva, quella di questa pagina. Facciamolo per questo che vediamo questa scritta, quindi copio, cambio presentazione dalla barra dell'applicazione, per esempio in questa posizione sesta, e poi incollo. Incollo, l'ho cambiata, non fosse. Allora, facciamo una cosa, inseriamo un'immagine così è sicuro perché non mi rendo conto, una tabella, no? Inseriamo una tabella, allora abbiamo questa diapositiva con la tabella, scelgo di copiare la diapositiva, eccola qui, la copio, e adesso di incollarla a una presentazione diversa, vado qui su visualizzazione normale perché facendo copia mi ha dato, è passato automaticamente in questo, sbaglio, cambiamo presentazione, sì è questa, e la voglio incollare qui, vediamo un pochettino, scelgo per esempio di incollarla in questa posizione come seconda, faccio clic su incolla, ecco questa qui, però questa non è la diapositiva, no, perché c'è qualcosa di strano che lui fa, vediamo un pochettino, allora abbiamo questa presentazione, abbiamo questa diapositiva. Benissimo, io gli dico di copiare la diapositiva, deve copiare questa diapositiva, non quella dell'altra presentazione. Copia. Ok, adesso l'ho fatto bene. Adesso cambio presentazione, vado qui, per esempio in questa posizione, mi deve incollare in quest'altra presentazione la diapositiva che ho copiato nella presentazione precedente. Vediamo se è vero. Ecco, esatto, l'ho fatto. Quindi vedete, l'ho fatto troppo veloce, è sempre appinato. Ok, andiamo avanti. Leggimi il punto successivo, cortesemente. Ecco, questo è importante. Nell'esame chiedono di modificare lo schema diapositivo. Per esempio, una cosa corrente potrebbe essere inserire lo stesso logo in tutte le diciamo, diapositive della stessa presentazione. Ora lo facciamo, tanto questo qui poi dovremmo pure farlo per una domanda successiva. Allora, quindi, se noi volessimo inserire il logo dell'azienda, che sarebbe carino inserirlo uguale in tutte le diapositive, non rischiare magari di inserirlo in alcune, in altre no, in alcune più grandi, in alcune più piccole, eccetera. Allora, adesso vediamo questo. Andiamo su Visualizza, questo non solo per il logo, per tante altre cose, tanti altri aspetti che riguardano la diapositiva. Vado su Visualizza, scelgo Schema diapositiva. Questo c'è una domanda di questa all'esame, bisogna stare attenti. Da qui bisogna andare sulla prima diapositiva se voglio che un oggetto poi compaia in tutte. Queste invece sono i diversi layout, per ogni layout c'è una struttura diversa. Quindi c'è per esempio un testo scritto in un altro modo, c'è l'elenco relativi agli elenchi puntati diverso a seconda del livello, con scelto opportunamente la dimensione con carattere via via sempre più piccolo, un tipo di carattere di un certo tipo, eccetera. Queste cose si possono cambiare. Ora all'esame non chiedono di cambiare queste cose, magari di inserire un logo in tutte le diapositive. Quindi come faccio? Vado su la prima diapositiva e inserisco il logo. Per inserire un logo lo posso inserire se già ce l'ho. Ecco, magari forse sì, ce l'ho, vado a inserire quello dell'IDIS, per esempio, vado su inserisci, immagini, ecco, da immagini porto su Luciano, poi, che c'ho Luciano, IDIS, dove l'ho messo, no, documenti, mi sa che ce l'ho su documenti, poi Luciano, poi TT, vediamo se mi ricordo bene, poi qui dovrebbero esserci loghi, ecco, vediamo, loghi, ecco, scelgo uno di questi loghi dell'ITT, per esempio questo, faccio clic su inserisci, ecco, mi ritrovo questo logo, chiaramente lo faccio più piccolino, ecco, lo posiziono per esempio in un angoletto, posso ridimensionarlo, questa cosa qui la chiedono all'esame ovviamente, e lo sposto per esempio in questa posizione. Ecco, se voglio che questo logo compaia uguale in tutte le diapositive, lo metto lì e a quel punto passo in visualizzazione normale, visualizza normale, visualizza normale, e ogni diapositiva ha quel logo, vedi? Se all'esame però chiedessero cancella il logo, verrebbe da andare su questo, fare clic e cancellarlo. Non si può cancellare.
perché questo è stato inserito nello schema diapositiva. Compare in tutte le diapositive già create, in qualsiasi altra diapositiva nuova che io volessi creare, ma non lo posso cancellare, perché è parte dello schema della diapositiva, fa parte della struttura della diapositiva. Quindi, se lo volessi cancellare, devo per forza di cose ritornare su Visualizza e poi Schema diapositiva. E questa è la domanda che sbagliano tutti perché questa cosa non lo sanno. Devo comunque andare sulla prima, anche qui non me lo cancello su una diapositiva qualsiasi, che questo è un qualcosa che ho inserito sulla prima che vale poi per tutte. Vado sulla prima diapositiva, ecco adesso sì che me lo seleziona e lo posso cancellare. Ritornando in visualizzazione normale, chiaramente non vedrò più questo logo da nessuna parte. Bene, questo è quello che bisogna saper fare all'esame in merito allo schema diapositiva. Inserire per esempio un logo. Ecco, nella prima diapositiva oppure cancellarlo. Per far questo bisogna necessariamente passare dalla visualizzazione normale alla visualizzazione diapositive. Leggi il punto successivo, cortesemente, grazie. Oppure rimuoverlo dallo schema. È quello che abbiamo fatto adesso praticamente, l'abbiamo soltanto anticipato, ti ritrovi? Quello che abbiamo fatto adesso è inserire un oggetto grafico, abbiamo inserito un logo, poteva essere qualsiasi cosa. Il punto successivo. Formattazione del testo, dimensione del testo, tipo di testo, tipo di carattere, colore, ce lo possiamo anche risparmiare, penso che sa di che cosa stiamo parlando. Sono quelle cose che si fanno utilizzando queste icone, questa per scegliere, facciamolo per un titolo, è quello che si impara dalle prime cose con Word, tipo di carattere, dimensione carattere e poi ci sono le altre stile carattere e colore carattere. Lo possiamo trovare qui oppure dalla finestra dialogo carattere. Quello che ci tengo a dire in Word, una cosa è, diciamo, il tipo di carattere, questo è il tipo di carattere, un'altra cosa invece è lo stile del carattere. Qui non ce l'abbiamo, però se apriamo Word, te lo dico qualora facessi Word, te l'avevo detto, però non vorrei che magari l'avessi dimenticato su Word, perché molti pasticciano il tipo di carattere con lo stile del carattere. In Word il tipo di carattere è sempre questo. Lo stile del paragrafo, lo stile carattere potrebbe anche essere. Gli stili li trovo qui, questi sono gli stili, quindi non bisogna confondere gli stili con il tipo di carattere. Il tipo di carattere è il font, lo stile del carattere è la combinazione di formattazione di carattere, quindi può essere la dimensione, il tipo anche, ma anche il colore, lo stile del carattere inteso come grassetto, cursivo, sottolineato, eccetera, perché anche da qui su carattere abbiamo stili, per esempio la sottolineatura, stile carattere è anche questo, però da non confondere con questi che sono anche stili paragrafo. Quindi non sono stili di carattere, ma sono stili paragrafo, tutti quelli che hanno una sorta di P rovesciata qui a sinistra, che abbiamo visto l'altra volta su Word. Bene, concludiamo, mi sa, il punto del syllabus. Qual è quello che c'è da leggere? Forse abbiamo finito. Applicare la formattazione a testo. Abbiamo finito, quindi il punto 3 ce lo lasciamo la prossima volta. Ora io interrompo la registrazione, proprio la interrompo.